Siamo nella sfida del PNRR con 1.200.000.000 di euro da spendere. Una pioggia di denaro, oltre 1 miliardo da spendere. A sottolinearlo è Michele Abbaticchio, delegato del sindaco metropolitano di Bari al processo di pianificazione strategica durante l'evento al Via al Teatro Piccinni. Cosa sarà? Il piano di riqualificazione delle periferie, che è stato il primo progetto fatto insieme, composto insieme con i comuni, è stato interamente realizzato e ha portato circa 240 milioni di euro a fondo perduto sul territorio. Poi siamo passati al patto, il famoso patto di Renzi, no? Quello con i fondi CIPE, che ha contraddistinto altri 300 milioni di euro a fondo perduto e che in questo momento è stato rispettato al 99,98% di tutte le scadenze che c'erano state poste. Al primo appuntamento della Tre Giorni c'era il padrone di casa, Antonio De Caro, insieme ai 40 sindaci del territorio metropolitano per raccontare il processo di costruzione del piano strategico e gli interventi di rigenerazione urbana che stanno cambiando le comunità, già finanziati con i fondi strutturali e il PNRR. Non sono soltanto dei numeri con dei titoli, sono condizioni di vita delle nostre comunità che migliorano, sono servizi per l'infanzia, penso agli asili nido, mobilità sostenibile, alloggi popolari, riqualificazione di zone periferiche, spazi per la socializzazione, contenitori culturali. Sono migliori condizioni di vita che grazie a questi finanziamenti e grazie a questo piano strategico ci fanno guardare con più fiducia al futuro. Cosa sarà è stata anche l'occasione per parlare di impegno civile. Sul palco infatti c'era anche l'attore barese di nascita Ettore Bassi, che ha interpretato il sindaco pescatore Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, assassinato dopo 3 mandati amministrativi condotti all'insegna della difesa del proprio territorio. Sono molto orgoglioso di prendere parte a questa serata per rappresentare un po', diciamo, la parte che riguarda la figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore cosiddetto, raccontando appunto alcuni passi dello spettacolo che hanno a che fare con la gestione della comunità. Rendere migliore la propria comunità è un dovere di ognuno di noi, che viene fatto, come diceva il sindaco pescatore, nelle piccole cose. Quindi, cominciando dalle piccole cose, siamo tutti sindaci, dovremmo portare il nostro contributo in ogni momento della giornata.